Ciao a tutti, bentornati sul canale Sotto la Lampada. Oggi non vi faccio vedere solo le mie mani, ma mi mostro in tutta la mia essenza. Eccomi qua. Con la recensione di oggi vi parlerò di una fragranza proposta dalla Heart & Home come profumazione candela estiva. Eccola qui, la brezza della notte. Come sempre ringrazio Valentina di Le Bon Bon, vi invito a seguire Valentina su Instagram, potrete trovare presso il suo negozio tutte le Heart & Home, compresa la protagonista di questo video. Come sempre raccomandazione, prima di partire iscriviti al canale Sotto la Lampada, metti un like così sulla fiducia al video e attiva la campanellina per non perderti tutte le prossime novità. E dopo le classiche raccomandazioni si può partire con il video. Ok, possiamo partire con la recensione della candela. La brezza della notte fa parte della famiglia olfattiva speziata orientale e la Heart & Home la descrive così. La dolcezza delle fave di tonka si schiude rivelando un delicato profumo estivo che rimanda la memoria alle calde serate notturne. Come note aromatiche abbiamo di testa tè nero, di cuore mandorla e di fondo tonka. In questo video esaminiamo la giara grande da 340 grammi, però troviamo la candela disponibile anche in giara piccola, media, cialda e anche sacchetto profumatore per i cassettini, l'armadio, eccetera. Questo è il vecchio packaging, quindi vedete con il tappo stampato, insomma, e con l'etichettina piccolina. Nell'etichetta in particolare vediamo una location da urlo, una cena estiva con vista sul mare e le luci della città in lontananza. Va bene, non perdo ulteriore tempo, vado ad aprirla e vado a snuffiarla a freddo, così vi dico le mie prime impressioni, anche se vi dico già che quasi non c'è bisogno di aprirla perché si sente già il profumo da qui. Vado, snuffio. Allora, la percezione complessiva è un mix speziato molto caldo, che è un po' particolare come cosa se pensiamo che questa fragranza effettivamente viene proposta come fragranza estiva. Sapete che dico? Ora la metto sotto la lampada. La fragranza si rivela una speziata a tutti gli effetti. Si possono percepire molte note non dichiarate in piramide, assolutamente speziate, e vi posso dire che si tratta di spezie calde che danno appunto quella nota di caldo della fragranza vera e propria. Qui vi chiedo un parere, nel caso voi l'aveste già provata. Io ci sento un mix cannelloso, ci sento anche un po' di chiodo di garofano e noce moscata. La risultante è una fragranza molto calda, molto avvolgente, non è la classica profumazione estiva fresh o fiorita per intenderci. La nota di testa di tè nero si sente poco, è poco percepibile perché è molto inglobata dal resto delle spezie, per cui faccio anche fatica a distinguerla tra questo mix di spezie, appunto. Per quanto riguarda la nota di cuore, che appunto è la mandorla, faccio anche questa un po' fatica a percepirla. Credo che vada a dare più che altro quel tocco dolciastro alla profumazione. Dunque, ne approfitto e vi parlo anche un po' della fava di tonka, che è dichiarata come nota di fondo di questa profumazione. Si tratta di un frutto originario dell'America meridionale e veniva utilizzato per aromatizzare il tabacco. I semi della fava di tonka vengono immersi nel rum per 12-24 ore e poi vengono essiccati. Durante questo procedimento si formano dei cristalli bianchi che poi vengono utilizzati per estrapolare l'olio essenziale. Verso la fine del XIX secolo c'è una svolta assoluta per quanto riguarda la creazione dei profumi. Con la chimica organica si riescono a isolare le molecole odorose di molte materie prime vegetali. Dalla fava di tonka è stata scoperta la cumarina, che è il suo componente olfattivo, ed è molecola che diventerà una delle protagoniste per quanto riguarda le fragranze maschili fougère. Ad un nasino, diciamo, comune, questa cumarina dà l'idea di un qualcosa di erboso, dolce e speziato. Invece per un naso un po' più attento, questo profumo può ricordare il fieno e il tabacco. Detto ciò, questa nota, appunto la fava di tonka, dà quel carattere prettamente maschile di questa fragranza brezza della notte. E ora? Passo ai voti? Passo ai voti.
Come intensità della fragranza sotto la lampada, 10 su 10. Beh, ve lo avevo anticipato anche prima. La fragranza è molto intensa, neanche il suo tappo con la giara chiusa riesce a contenerne il profumo. Come veridicità delle note, 4 su 10. Si sentono tante note speziate non dichiarate in piramide e quelle in piramide non si riescono molto a percepire singolarmente. Come complessità della fragranza, 7 su 10. Nel complesso, non dando troppa attenzione alle note indicate dalla casa, si tratta di una profumazione molto particolare e ricercata, difficile da trovare come corrispettivo in altre candele di altri brand. Ok, ora vado con le mie opinioni personali, come sempre da prendere con le pinze. E ragazzi, niente, non mi piace. L'ho detto anche a Valentina di Le Bonbon, per me questa fragranza, questa profumazione, questa brezza della notte è troppo maschile, troppo intensa, troppo speziata. Dolciastra e il mio naso proprio non la tollera. Ho dovuto accenderla pochissimo perché è molto intensa, come vi ho detto anche prima, e quindi basta quel pochino appena inizia a diffondersi che nulla, non riesco a tollerarla. La cosa che tra virgolette mi fa piacere è che anche al mio compagno non piace questa fragranza. E a chi di voi non capita che ad esempio il proprio compagno, compagna, marito, marita, moglie, marito, moglie, coinquilino, insomma, accendete la candela, vi piace tantissimo, poi arrivano e vi dicono no, a me non piace, spegnila perché ho mal di testa, mal di pancia, insomma, questi casi qui. Fortunatamente io e il mio compagno siamo allineati e almeno fragranze di questo tipo non le accendiamo. Ecco, quindi potrete capire la mia grandissima gioia. Ovviamente però questa, ragazzi, ripeto, è una mia opinione personale. Anzi, vi invito a provare magari il formato più piccolo, tipo la Scent Cup oppure la Cialdina, per provarla in modo tale che vi facciate una vostra idea, e anche perché si tratta comunque di una candela, una fragranza molto particolare, non la classica estiva, come vi ho detto, quindi assolutamente da provare e magari alcuni di voi, soprattutto gli amanti delle speziate, delle cannellose, eccetera, potrebbero apprezzarla. Oltretutto accendetela più di una volta perché magari la prima accensione non è significativa e esaustiva e quindi è necessario provarla almeno 2-3 volte. Dove potete trovare questa candela? Beh, dalle Bonbon, ovviamente. Vi lascio come sempre i riferimenti qui sotto in descrizione. Prima di salutarvi vi mostro, spengo questa, vi mostro altre fragranze della Heart & Home che vengono proposte dalla casa come profumazioni estive. Vado un attimo in cantina. Cofanetto della Heart & Home. Allora, tra le mie mani ho lei, che è la Dolce Gelso. Una fruttata davvero molto molto buona e adesso vi dico quali sono le note dichiarate in piramide olfattiva. Di testa abbiamo lampone e mela, di cuore ciliegia e gelso e di fondo agrumi e fragola. Per me questa è super promossa, oltretutto produce un sacco di oli, quindi sappiamo che è cosa che ci piace molto, quindi promette molto molto bene. A parte che mi sono sporcata tutte le mani, ma pulisco e vado avanti. La prossima è Sale del Mediterraneo. E non la apro perché l'ho già usata e quindi poi l'ho ricolata dentro e non riesco né più a chiuderla né più a aprirla, ma vabbè. Le note aromatiche sono: di testa abbiamo sale marino, di cuore timo e di fondo salvia. È una piramide olfattiva semplicissima. La fragranza è delicatissima, molto leggera, da apprezzare per la sua freschezza e semplicità e per l'atmosfera che va a ricreare nelle nostre case. Last but not least abbiamo Pesca e Mango. Anche questa cialdina, oltretutto vi faccio vedere anche come è fatta la cialdina per chi non le conoscesse già. Anche lei è una fruttata e come note aromatiche abbiamo di testa, indovinate, pesca e mango. Di cuore, frutta generica e mela, ma la mela non è una frutta, vabbè. Di fondo, latte. Ragazzi, questa è una fragranza davvero molto veritiera, mi piace tantissimo, mi ricorda le galatine, le caramelle galatine, non so se avete presente quelle al latte, al gusto di pesca ovviamente, quindi molto molto buona e la cosa particolare è che così sia annusata a freddo che accesa le note sono molto veritiere, quindi mi piace e vi piacerà anche a voi, ve lo assicuro. E voi cosa... ecco, non si chiude. E voi cosa mi dite di queste fragranze? Le avete... aspettate che prendo anche la...
brezza, anche se è ancora caldo, la appoggio così. E voi cosa ne pensate di queste fragranze? Le avete già provate o vi ho incuriositi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come sempre. Ringrazio ancora Valentina di Le Bonbon, vi invito a seguire lei, a seguire me, iscrivervi al canale e a mettere un like al video. Grazie mille per la visualizzazione e al prossimo video. Ciao ciao!